Io volevo ringraziarla perché arrivati perché volevo ringraziare veramente. No, ma diamoci perché no, so che è molto inglese. No, noi veniamo da esperienze proprio anche politiche diverse, però la ritengo veramente una, ma non per quello che ha detto ora, ma perché mi fa piacere dirlo. Da qualche mese a questa parte attraverso un successo che per me è stato estremamente significativo. Lui è appassionato. Mi dà la possibilità di apprezzare per l'intelligenza che veramente, lo dico veramente di cuore. Poi naturalmente tutti si sbaglierà, quindi tante cose, io per amore del cielo, prima ho fatto un po' un elenco di cose, però vi assicuro che sono un elenco concreto. Vi potrei accennare un'altra piccola cosa, che è anche questa piccola, significativa, però è piccola ma significativa. Per esempio, noi andremo a Fiera Cavalli. Il Comune di Grosseto andrà a Fiera Cavalli. Perché Fiera Cavalli rappresenta una delle fiere più importanti al mondo sui cavalli, e il cavallo è uno dei nostri, la seconda in Europa, è uno dei primi, Germania è uno delle nostre, non il cinghiale, non il cavallo dovrebbe essere la rappresentazione per eccellenza di questo edificio innocente. Pubblicato di recente sulla tecnica della... Non a caso, stiamo quasi risolvendo un problema legato agli escrementi dei cavalli, e una volta che abbiamo risolto quello, lo facciamo partire. Abbiamo un progetto perché i giovedì mattina, il sabato e la domenica ci siano a cavallo due butteri che girino per... ci sono anche due nostri. Sì. Per le mura di Grosseto. Okay. Che anche quello è un altro col pallone senza pallone siamo perché sembra una banalità, però siamo la parte più difficile perché le associazioni lo fanno tutte a titolo gratuito di volontariato, con il piacere il comune si deve organizzare per naturalmente non fargli cadere addosso anche il peso dell'organizzazione. Lo so, però non può lasciare sul nulla, ci stiamo organizzando, però anche quello è un'attenzione che serve a tante cose, a rilegare le tradizioni, a dare un qualcosa in più di diverso, a fare un controllo sociale, perché è fondamentale. Quando noi parliamo di sicurezza, a 360 gradi la sicurezza va affrontata sicuramente con le forze dell'ordine, sicuramente, ma va affrontata anche con il controllo sociale che poi ciascuno di noi fa. Perché quando si parlava del grande problema della desertificazione delle periferie, dove non ci sono, dove ci sono solo dormitori, dove mancano, è la stessa cosa nel nostro micro cavallo che c'è qui nelle mura, cioè se non ci va mai nessuno su quelle mura, certo rimangono abbandonate. Quindi piccole cose, ma significative, che danno importanza all'essere comunità. Cioè noi dobbiamo trovare il gusto di riappropriarsi dei nostri spazi. Se noi riusciamo, e questo è il compito per il primo dell'amministrazione, ma non solo dell'amministrazione, perché poi gli imprenditori devono fare la loro parte, i cittadini devono fare la loro parte, cioè ognuno deve giocare il suo ruolo in questo sistema. Se rifacciamo questo, ritroviamo il gusto di riappropriarsi dei nostri spazi, tanti dei problemi non ci vediamo, sicuramente verrebbero. Ringraziamo, io lascio a lei per la...